jungle. L'anfora che vedete è stata ritrovata a Monte Rotondo, in una tomba di un ricco patrizio, costruita lungo la strada romana che dalla città di Nomentum portava in Sabina. Il proprietario della tomba era un patrizio come loro, di cui purtroppo oggi si sono persi anche i nomi. Questo mondo antico non è del tutto scomparso. Si possono ancora portare alla luce oggetti particolari o arrivati da molto lontano, come quest'anfora. Da dove viene, ce lo dice il marchio di fabbrica inciso sull'orlo. È scritto in greco ed è il nome del padrone della bottega che l'ha prodotta, Crina. Crina aveva la sua bottega in Gallia, vicino a Massilia, l'odierna Marsiglia. Da lì la sua anfora, colma di vino, fu trasportata su una nave alla volta del porto più grande di quei tempi, Ostia, il porto di Roma. Di qui transitavano tutte le merci, le navi e le genti che attraversavano il Mediterraneo da un capo all'altro dell'impero. Era un via vai di marinai e commercianti che si sommavano alle circa 50.000 persone che abitavano la città. L'anfora, una volta stoccata nel porto, venne imbarcata sul Tevere alla volta di Roma.